Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di Monisport 07. Siamo qui con il migliore di ogni squadra del girone d'andata di Serie A 2020-2021. Praticamente il migliore, ragazzi. Ma per il migliore cosa intendo dire, ragazzi? Perché ognuno interpreta la parola come cazzo vuole. Allora, il migliore vuol dire semplicemente il più forte. Cioè, se io non conosco il calcio e vedo solo i primi 6 mesi, chi è il più forte di ogni squadra del girone d'andata? E niente, questo, ragazzi. Quindi 3-2-1, noi partiamo subito. Vamo! Dell'Atalanta Romero. L'Atalanta ha smesso di subire gol ogni partita, cioè oddio, in realtà ha una media gol superiore a ogni partita. Però se andate a vedere i dati con i precedenti anni, l'Atalanta subisce molti molti meno reti. Questo sia è grazie al fatto che hanno una grande solidità difensiva. Solidità difensiva nel senso che hanno titolari e hanno riserve. Magari gli scorsi anni avevano solo i titolari, perché tra Romero, Caldara, Toloi, Palomino, Gincity, Ibañez. Però insomma hanno trovato insomma la quadra in difesa. Il più forte di questi è Romero, bravissimo a impostare, bravissimo a difendere, presente anche in zona gol. Ragazzi, assolutamente Romero per me è il migliore, più di Gosens, più di Ilicic, più di Zapata nel girone d'andata dell'Atalanta. Se devo trovare un numero 2, quello comunque sarebbe stato, se volete saperlo, Muriel. Anche lui veramente fondamentale, con la media gol migliore di tutta la Serie A. Per quanto riguarda il Bologna, ragazzi, ovviamente non potevo sceglierne un altro, Roberto Soriano, autore di 6 gol e 4 assist. Il Bologna ha la media comunque di un punto a partita, sicuramente gran parte dei suoi punti li ha ottenuti proprio grazie al trequartista, a Soriano, che comunque ha fatto veramente un exploit pazzesco nell'ultimo anno, più di Sansone, che magari sembrava quello più propenso in zona bonus. Invece Soriano ha fatto veramente un exploit importantissimo e dunque va bene. Per quanto riguarda il Benevento, ero indeciso, qui tanti nomi potevo metterci la Padula, potevo metterci Roberto Insigne, Iago Falche, perché alla fine i gol e gli assist li fanno un po' tutti a giro, ragazzi. Alla fine opto per metterci Caprari, perché secondo me Caprari è il fulcro delle azioni offensive del Benevento. Quando manca qualcosa a livello di fantasia alle streghe, Caprari, autore di 4 gol e 3 assist, grande personalità, tra l'altro è anche il rigorista, quindi veramente veramente bene. Speriamo per lui che continui su questa via. Per quanto riguarda il Cagliari, Nandez più di Gio Pedro, perché quando una squadra va male deve essere portata avanti dal suo giocatore più forte, e il giocatore più forte del Cagliari secondo me quest'anno non si sta dimostrando Gio Pedro, comunque autore di tantissimi gol. Ragazzi, per carità, Gio Pedro sta facendo benissimo, ma è anche vero che Nandez è un signor centrocampista, ragazzi. Quando manca il Cagliari non gira, non azzeccano una partita manco per sbaglio questi senza Nandez. Quindi ragazzi, alla fine penso che alla fine della fiera Nandez sia il giocatore migliore del Cagliari per quanto riguarda questo inizio di stagione, questa prima parte di stagione. Per quanto riguarda invece il Crotone, ho deciso di metterci Messias, più lui di Simi, ragazzi, perché Messias, a parte che gioca COC, cioè gioca trequartista, l'ho detto alla maniera di FIFA, per lui 6 gol e 2 assist in stagione, quindi veramente un'apoteosi incredibile del fantasista, che sta giocando anche mezza punta in qualche modo. Molto bene anche Simi, però 3-2 preferisco metterci Messias, perché magari ha segnato meno sul rigore, eccetera eccetera, anche perché Simi ha fatto appena un gol in più. Per quanto riguarda la Fiorentina ci metto Dusan Vlahovic, ragazzi. Vlahovic che ha fatto qualcosa comunque di clamoroso, cioè, insomma 7 gol nel girone d'andata, quindi veramente perfetto Dusan Vlahovic. Però non è quell'attaccante che dici cazzo questo è fortissimo, è una futura promessa. Ricordiamoci che Vlahovic ha appena 21 anni ed era panchinato a vita, invece adesso è un exploit importantissimo. Preferisco mettere lui e non Ribéry. Per quanto riguarda il Genoa invece ci vado a mettere Perin, potevo metterci Ballardini, ragazzi, però ho scritto nel titolo il miglior giocatore, non il miglior uomo, quindi insomma alla fine ci metto Perin, che si dimostra tra i migliori tre portieri italiani, almeno dal mio punto di vista. Se la gioca comunque con Donnarumma, Sirigu, i soliti. Anche Sirigu l'ha superato sicuro, però insomma Perin sta facendo veramente veramente bene. Le sue parate hanno permesso al Genoa di ottenere qualche punticino anche con il precedente allenatore, e quindi insomma per il Genoa ho deciso di metterci Perin, anche se comunque menzione di merito per Mattia Destro. Per quanto riguarda l'Inter, Barella, Lukaku, De Vrij, ci opto invece per il centrocampista italiano, ragazzi. Barella che invece è diventato il miglior centrocampista italiano, a mio modo di vedere, numero 23, numero sfigato del buon Antonio. Per lui l'anno scorso è un gol e 3 assist, quest'anno è già quota 2 gol e 5 assist, è migliorato in fase di non possesso, è migliorato anche tecnicamente, quello che gli mancava, sta crescendo sempre di più e secondo me la nazionale ha tra le proprie mani un signor centrocampista. Per quanto riguarda il Verona, Zaccagni non mi devo spiegare neanche il perché, 5 gol e 5 assist. Se magari con l'Inter potevo dare qualche menzione di merito a Lukaku, De Vrij o cose del genere, qua non ce ne sono menzioni di merito, perché per il semplice motivo che il Verona gira tutto bene, però è il migliore Zaccagni, ragazzi. Non posso mettere un altro
perché Zaccagni ha fatto 5 gol e 5 assist. Menzione di merito comunque gliela do a gliela do a Barak, però in generale veramente che giocatore Zaccagni. Per quanto riguarda la Juve invece ci decido di mettere McKennie, ragazzi. McKennie. Allora, fosse sera tra tutte le competizioni, avrei messo qualche altro giocatore, ragazzi. Non ci avrei messo McKennie. Però McKennie è stato l'equilibratore del centrocampo. Aspetta, l'equilibratore del centrocampo è Arthur, proprio tecnicamente, l'equilibratore. Però quel giocatore che comunque ci ha detto che quest'anno il centrocampo non fa tanto cagare. Per lui in campionato 3 gol e 2 assist, ha fatto anche un gol in Champions. Comunque perfetto in fase offensiva, fase difensiva, la classica mezzala, ragazzi. Per la Lazio Immobile, potevo metterci Milinkovic, potevo metterci Luis Alberto, Acerbi, Lazzari, comunque i soliti che alla Lazio girano come se non ci fosse un domani. Stracoscia che ha avuto veramente una crescita importante quest'anno, però ragazzi, Ciro Immobile non può essere lasciato fuori. Ogni partita o fa un gol o fa un assist veramente forte. Non sta giocando sui ritmi dello scorso anno, perché lo scorso anno aveva una media gol superiore a questa, ma è anche vero che ha tirato meno rigori, ragazzi. Quindi, insomma, 13 gol in 18 partite mi parono comunque una buona roba. Per quanto riguarda invece il Napoli, ci metto Irving Lozano. Lozano che ha fatto 9 gol, esclusi quelli delle altre competizioni, per lui sono 9 le reti, quindi veramente, veramente importante la crescita che ha avuto l'esterno nell'ultimo anno. Può giocare a sinistra, può giocare a destra. Di solito l'abbiamo visto giocare a destra con Insigne a sinistra, le due ali pure del campionato che fanno tremare un po' la retro a tutti. E quindi veramente perfetto. Preferisco metterci lui e non Insigne per il semplice motivo che Lozano è più continuo. Per quanto riguarda il Milan, ci vado a mettere Zlatan Ibrahimovic, ragazzi. Eh sì, ci potevo mettere Theo Hernandez, ma alla fine decido di metterci Ibrahimovic. Se il Milan si trova primo, sì, certo, è stato molto decisivo Theo Hernandez, ma è anche vero che Ibrahimovic nel girone d'andata ha fatto qualcosa di pauroso, ragazzi. Ha segnato una doppietta all'Inter, si è fatto vedere con il Napoli con la doppietta, si è fatto vedere con il gol decisivo con la Roma, vabbè, decisivo quello che ha fatto 3-3. Comunque, ragazzi, media gol spaventosa. Ci vado a mettere Re Zlatan. Per quanto riguarda il Sassuolo, Berardi 7 gol e 4 assist, un biglietto da visita che comunque non va neanche spiegato, ragazzi. Pensare che nemmeno le ha giocate tutte, cioè su 19 partite Berardi ha fatto 7 gol e 4 assist, ma non in 19 partite, bensì in 15, ragazzi. Quindi veramente, veramente bene. Bene anche Juricic, 4 gol e 2 assist. Bene anche Boga, 2 gol e 2 assist. Bene anche Caputo con 7 gol e 4 assist, così come Berardi. Però Berardi è un esterno, ragazzi, e mai come quest'anno era stato così forte, così fulcro delle azioni del Sassuolo. Benissimo anche la Sampdoria con Antonio Candreva che quest'anno sta giocando veramente bene, sta ripetendo ciò quanto di buono ha fatto l'anno scorso con l'Inter, ha cambiato solamente maglia. Per lui 4 gol e 4 assist nel girone d'andata, quindi niente niente male, Antonio Candreva. Spero per lui che possa continuare su questi ritmi, magari potrà dire la sua anche nel giro della nazionale, dipende anche con che modulo vorrà giocare Mancini, ma in un ipotetico 4-3-3 Candreva me lo vedo ancora bene. Per quanto riguarda la Roma, Mkhitaryan, 8 gol e 8 assist invece hanno il suo biglietto da visita, quindi veramente un giocatore spaziale, ragazzi. Praticamente lui è la Roma, segna come se non ci fosse un domani, è il miglior marcatore della Roma, miglior assistman della Roma. Perché se andiamo a vedere i vari Dzeko, Pedro ha fatto 3 gol, Pellegrini 4 gol e 4 assist, ma Mkhitaryan nessuno riesce a tenere i suoi ritmi. Secondo me è uno dei migliori trequartisti sul panorama calcistico in questo momento, ragazzi, in questi 6 mesi, quindi veramente perfetto Mkhitaryan. Per quanto riguarda il Torino invece ci vado a mettere Andrea Belotti, nessuna sorpresa, ragazzi. Belotti è stato il re del girone d'andata del Torino, segnava praticamente ogni partita, poi si è un po' spento nella fine, però comunque 9 gol e 5 assist sono tutto dire, quindi perfetto il Gallo Belotti che si dimostra come lui possa essere assolutamente l'attaccante titolare della nazionale italiana. Quindi bravo, bravo Andrea, continua su questi ritmi perché abbiamo bisogno delle giocate dei giocatori italiani. Per quanto riguarda lo Spezia, invece ci vado a mettere Mbala Nzola, Nzola che si presenta invece lui, ognuno sta usando la stessa frase, ma vabbè, con 9 gol e 1 assist in 13 partite, ragazzi, con una media gol veramente spaventosa per un attaccante dello Spezia. Un gol ogni 120 minuti, ragazzi. Pensate che non li ha neanche giocati tutti. Ultimamente si è anche infortunato, però Nzola è veramente fortissimo. Così come sono forti gli altri attaccanti dello Spezia, ovvero Piccoli, che è veramente una bestia. Però se devo scegliere qualcuno, Nzola tutta la vita. De Paul invece, per quanto riguarda l'Udinese, anche qui veramente poco da dire. Veramente giocatori come De Paul, come Immobile, sono troppo zaccagni, sono troppo scontati. Non c'era neanche bisogno che aprivate il video per guardarlo. Però Rodrigo De Paul l'Udinese, menzione di merito comunque per Eira, per De Lufeu che hanno fatto comunque bene. Però Rodrigo De Paul è stato veramente l'Udinese nel girone d'andata, ha portato veramente tanti tanti punti, 4 gol e un assist per lui, numericamente non è il top, però comunque ci può stare. Per quanto riguarda Kučka, Kučka è stato l'uomo che limita i danni del Parma, anche qui veramente c'è poco da dire. Gervinho quest'anno
molto poco presente. Lui è presente solamente con l'Inter. Kučka invece è presente, secondo me, praticamente ovunque. 3 gol e un assist in 16 partite, quindi niente male. E il Parma sicuramente quest'anno lotterà per non retrocedere. Vedremo come andrà a finire. Però Kučka è sicuramente il loro giocatore più forte. Devono ripartire da questa solidità che hanno a centrocampo proprio grazie allo sloveno. Credo sia sloveno Kučka, poi non lo so. Detto questo, ragazzi, il video termina qui. Spero che il video vi sia piaciuto. Se ti è piaciuto, ti invito a lasciare mi piace, caso contrario, un dislike. Commenta se sei d'accordo o disaccordo con me. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale. In descrizione il link per seguirmi su Instagram. Da Monisport07 è tutto e noi ci vediamo in un prossimo video. Bella ragazzi!